sensazioni vanno d'accordo. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli, accarezzandoti la gola. Il cavalletto a tenere curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus. Io ti guardo, premere, per un attimo più lungo. Ti voglio, sdraiato la notte. Ho una mano gingilla sul mio petto, accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sguardo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo e io ti guardo, nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva. Un attimo. E tu già mostri avvinto prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi i sogni e la realtà. A volte, stavolta, vincente la passione. Tu mi inviterai al brivido più lungo. Dedicata a Santino Spinelli. A te, mio dolce insegnante, dedico la mia canzone fatta di sogni e di desideri. Ami la libertà e la pace del tuo popolo, unito al mio, non diviso da barriere, non incline all'odio, ma all'amore. Vedi il tuo popolo vagare nei meandri della terra, sotto il sole e la pioggia. Predica l'amore ed è odiato. Non sa impugnare le armi. Ha scelto di amare il suo nemico. Non distingue l'uomo dal colore della pelle. Sorride a chi gli sbatte le porte. Non vuole sentire parole d'amore. Il tuo cuore pulsa di musica gitana, arriva al mio cuore con il tic-tac delle scarpe del flamenco. Stringi il cuore mio, siamo uniti a combattere con l'amore chi ci odia, senza una ragione. Noi vinceremo e l'amore eternamente regnerà, ogni odio cesserà. Sorridi, amico Rom, mi ha insegnato ad amare. Felicemente noi brindiamo. La pace regna sull'intera umanità. L'olocausto degli zingari. Una tragedia dimenticata. Il grande divoramento. Tra il 1939 e il 1945 morirono 500.000 Rom e Sinti. Dichiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio della danza classica, contemporanea e jazz, allo studio delle percussioni, passando per la scuola di teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'atelier della costa ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli le sue partecipazioni teatrali, come regista, coreografa, attrice e ballerina. Così come molto numerosi sono i suoi reading in tante città italiane.
Nelle sue attività televisive si propone come conduttrice e attrice. Molti suoi videoclip sono inseriti in produzioni cinematografiche. Il suo video della poesia, Il brivido più lungo, tratta dalla raccolta Erotismo. Sì, di Bruno Mancini, è risultato primo classificato nella sezione Recitazione dell'ottava edizione del premio 8 milioni 2019. Quindi, nel novembre 2019, è stato proiettato sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e sia nell'Aula Magna della SIAM Società Incoraggiamento Arti Mestieri. Come parte integrante degli eventi proposti dall'Associazione Culturale Da Ischia all'Arte di Là nell'ambito del palinsesto della manifestazione internazionale Book City 19. Chiara Pavoni ha realizzato nel 2020, in piena crisi pandemica, molti video nei quali offre toccanti interpretazioni di testi poetici, impegnandosi in qualità di regista scenografa ed attrice recitante. Tra i tanti vi segnaliamo la lettura della poesia Indaco, tratta dalla raccolta di poesie Erotismo sì, scritta da Bruno Mancini, che vi proporremo in altra parte di questo evento. Voi Chiara Pavoni. Santina Amici, laureata in pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone sotto la guida del maestro D'Alessio, ha seguito un corso di musica d'insieme presso l'associazione La Bottega dei Musici con i maestri Magliocca e Bracchi. Ha svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con importanti associazioni musicali. Ha partecipato alla tournée teatrale Chanson des Bilitis, suonando musiche di Debussy, dirette dal maestro Aletta, ottenendo consensi di critiche dalle pagine culturali di importanti giornali quali Tribune, Courrier e Guardia. Ha animato la messa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Anne Resm. Nel novembre 2015 Santina Amici ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di poesia 8 milioni 2015 che si è tenuta nell'isola di Ischia, eseguendo tra l'altro il concerto meravigliosamente retro con la cantante lirica Paola Occhi. Nel novembre 2019, in duo con la violinista Maria Luisa Neri, ha proposto a Milano due memorabili momenti musicali nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e nell'Aula Magna della SIAM, Società Incoraggiamento Arti Mestieri. Entrambe inserite nel palinsesto di questa stessa manifestazione internazionale Book City come contributi musicali degli eventi proposti dall'Associazione Culturale Da Ischia l'Arte di Là. Maria Luisa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. Laureata in psicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma, si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva, sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo, ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesia e racconti brevi, una raccolta di haiku e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale ed artistico, in particolare in ambito musicale, dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale Da Ischia l'Arte di Là, Maria Luisa Neri è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.
diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale, sia a livello locale sia in campo nazionale. Sono linguaggi che per me sono strumenti dell'anima, perché come diceva appunto Kandinsky, l'occhio è... No. Cioè praticamente le arti sono strumenti che si avvalgono delle molteplici corde dell'anima. Quindi siccome sia come poetessa, come pittrice, anche come cantante, anche se come attrice, sto anche sperimentando l'arte drammatica, cerco di esprimere tutte le esigenze espressive della mia anima, sì. E come poetessa scrivo già da, sin da bambina, avevo 10-11 anni, ed era un momento liberatorio, è l'anima che ad un certo punto entra in uno stato di trance, una forma mistica e che si esprime attraverso il linguaggio della scrittura,
mentre per la pittura succede la stessa cosa. È un'esigenza dell'anima che si esprime attraverso, attraverso la pittura, attraverso rispetto ad altre. Ma in realtà nel tempo tutta questa divisione non esiste. Tu sei la rappresentazione, non esiste la divisione. Non esiste la divisione. Sei un'artista completa. E come presidente delegata della Regione Lazio, della DILA, posso dire che il messaggio della DILA è quello di portare avanti il discorso della bellezza come espressività dei talenti. Dei talenti senza limiti di età, di nazionalità, di linguaggio stesso artistico. I molteplici talenti che si esprimono, come ben sappiamo, anche attraverso l'antologia che è scritta da numerosissimi poeti e artisti internazionali. No, avrà sì, una sua sì, sezione. Ma si viene che uno la mette proprio per avvalorare questo discorso. L'arte si avvale di linguaggi universali che superano qualsiasi barriera, vanno oltre qualsiasi pregiudizio razziale, culturale. E quindi è veramente uno strumento di pace di tutti i popoli e quindi non solo gli strumenti ma anche il messaggio che porta avanti l'antologia e l'associazione DILA del mondo è proprio quello di promuovere l'arte in tutti i suoi linguaggi e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore universale, perché no, assolutamente. A proposito tu hai un progetto, no? In questo sì, senso? Assolutamente sì. Infatti stiamo appunto con Chiara Pavoni, ha messo a disposizione questa sala bellissima dell'interno numero 4. Volevamo presentare i vari artisti. Sia pittori che poeti che musicisti o attori in questa sala con una scadenza quindicinale a partire da marzo e magari troviamo delle sinergie fra le arti sicuramente. E poi magari possiamo anche far conoscere monograficamente un pittore o un poeta o un attore sempre quindi, sotto l'ala di Bruno Mancini il nostro progetto, sì, lo chiamo io sì, che ringraziamo immensamente perché ci ha dato la possibilità di essere qui, di conoscerci è stato un grande piacere conoscere lei che non conoscevo, quindi andrò a leggerlo assolutamente. Ti mancava un grande pezzo della vita. Sì. Ma non solo lei, tutti voi. Io conosco qualcuno con cui ho collaborato, la Milena Petrarca con cui ho collaborato, la Milena Petrarca che è stata anche premiata di nuovo come premio 8000 per la terza volta ed è la presidente della Maglia Grecia Latina New York. Con cui ho collaborato, lei è una delegata anche per New York, una viene eletta. Poi lei ci parlerà del suo impegno su questo premio eventualmente. E quindi questo nuovo anno 22 speriamo che sia che portatore sia di cose belle, di ripresa, di creatività. E di diffusione di tutto il messaggio artistico portato avanti da Bruno Mancini con l'associazione. Benissimo, allora un altro applauso per la nostra.